Della casa, immagini del genere stanno diventando ormai un'abitudine in questa competizione. Un festival di colori contrapposti che rispecchia quanto succederà in campo tra non molto. Il livello del torneo è sempre alto, ma anche l'intensità sta salendo di giri a ogni turno e le partite assumono nuovi significati e importanza man mano che si va avanti. La fame di vittoria si fa pungente ed è arrivato il momento di soddisfarla. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Grande occasione. Keane! Non si passa! Arnold. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Cercano l'azione veloce. E trova bene il compagno. Costringe l'avversario al fallo. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Arnold. Bell'intervento difensivo. Klaus. Misarazu. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Svoboda. Evita rischi inutili e la passa dietro. Mendy. La Roma cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Kim. Messi. La Roma al calcio di punizione. Era al posto giusto, un bel anticipo. Boyan Palo. Verticalizza. Molina. La mette sulla sinistra. Supera il diretto avversario. Huissens. Prova a darla profonda nello spazio. Huissens. Vede lo scatto e cerca la profondità. Müller. Messi. Keane allarga il gioco con palloni a sinistra, la mette in mezzo. Messi, bella palla, deve approfittarne. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Boyan Palo. Arnold. Lizarazu. Messi sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Va alla ricerca di un compagno davanti. Costruiscono la manovra con sicurezza. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Qui Sanz ha spazio per provare. Ecco il tiro! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Non si tira indietro e conquista il pallone. C'è Messi? Keane. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Vince il duello e la fa sua. Boyan Palo. Pallone interessante, in verticale.
Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lampard. Mendy. Avanzano con una intricata rete di passaggi. La gioca in profondità. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Keane. Huissens. Una serie di passaggi puliti, efficaci. È costretto a ricominciare. Arnold. Mendy. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. C'è Messi a sinistra con il passaggio. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Signore e signori, stiamo per annunciare 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo... Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Gran prova di forza, palla recuperata. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Boyan Palo. Ecco un'occasione di contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia. Prova a tirare! Ce l'hanno fatta! È arrivato il gol del vantaggio. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Arnold. Busio. Ancora una volta la difesa non regala niente. La Roma al calcio di punizione. Un recupero provvidenziale. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Errore qui, pallone sprecato. Ecco il tiro! Il pallone è dentro! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Tocco morbido. Prova la magia in profondità. E c'è una palla filtrante. Recuperano il possesso del pallone. Qui ha cercato il traversone. Insomma, poteva farlo meglio. C'è Messi. Keane. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio.
vede lo scatto e cerca la profondità. Poi a un palo. Bruno Fernandes, opportunità di ripartire. La gioca a sinistra. C'è Messi. Il Venezia tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Può concludere! Ha la possibilità di andare verso la porta. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Poi a un palo. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Palla filtrante per Messi. Zampano. Prova a darla profonda, nello spazio. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Occhio al tiro! Parata strepitosa di Sommer. Eccellente il portiere. Sembrava non avesse possibilità di fermarla e invece ha evitato il peggio. Pallone interessante, in verticale. Qui può partire il contropiede. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Errore qui, pallone sprecato. Provano a partire in velocità. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova a verticalizzare. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca spazio. Occhio al tiro! E arriva il gol! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Si è liberato con un inserimento sul filo del fuorigioco ed è stato premiato con un pallone nello spazio dato Fabio con il goniometro. Tutto perfetto. 3-0 dunque. Guardiol. Bruno Fernandes. Messi. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Huissens sceglie di andare per vie verticali. Calibra un bel pallone. Supera il diretto avversario. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria. Andata malissimo, ma vabbè, capita. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Casa, immagini del genere stanno diventando ormai un'abitudine in questa competizione, un festival di colori contrapposti che rispecchia quanto succederà in campo tra non molto. Il livello del torneo è sempre alto, ma anche l'intensità sta salendo di giri a ogni turno e le partite assumono nuovi significati e importanza man mano che si va avanti. La fame di vittoria si fa pungente ed è arrivato il momento di soddisfarla. Ben Yedder. Dembélé prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti.
prova a darla profonda nello spazio. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. La gioca in profondità. Può liberare il tiro. Mbappé! Prova il tiro! E prova il cross a tagliare! Un recupero provvidenziale. Neymar. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Klaus. Messi. Pallone interessante, in verticale. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Errore qui, pallone sprecato. Bruno Fernandes va alla ricerca di un compagno davanti. Messi si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Ecco Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. E il palo salva il portiere. Klaus. Klaus. Prova a salire sulla fascia sinistra. Gioca una palla lunga. C'è Messi. Si libera con un dribbling. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. Trova il compagno in ottima posizione. Serve il compagno più indietro. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Dembélé. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Sceglie di andare per vie verticali. Deve solo tirare. Rubare palloni così non è mai un caso. Bruno Fernandes. Mbappé. Mbappé. C'è Messi. Difesa dura ma pulita in questo frangente. Messi vede lo scatto e cerca la profondità. Messi. Bruno Fernandes. Mbappé. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0, in una partita però non priva di emozioni. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Bruno Fernandes. Era al posto giusto, un bel anticipo. Messi a sinistra con il passaggio. Splendida reazione del portiere. Neymar. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Che pallone gli ha dato! E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Prova a darla profonda, nello spazio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente.
si riparte per il secondo. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Può colpire, è un grande riflesso qui, salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Palla in avanti verso il compagno. Mbappé, ecco un'occasione di contropiede. Mi pare vogliono dominare il possesso di palla. Sì Fabio, esattamente. Giocano più stretti, provano a servire sempre l'uomo libero e mantengono il possesso con una fitta rete di passaggi. E non si fanno neanche problemi a darle indietro se serve. Il punto è far muovere la difesa avversaria per poi trovare gli spazi giusti. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Sceglie di andare per vie verticali. Grande movimento nello spazio. Traversione di Klaus. La mette in avanti. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Messi. Lo sposta di peso e gliela porta via. Cerca l'uomo là davanti. Lampard. Opportunità di ripartire. Se ne va. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Era troppo solo, non poteva fare altro. Cerca. E il portiere dice di no. L'affluenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Provano a partire in velocità. Bruno Fernandes. Errore qui, pallone sprecato. È riuscito a passare. Passaggio splendido, una chance. Colpisce. Altra chance. Ma è stata una grande parata, non era facile, il tiro era davvero potente. Guardiol. Palla Dembélé. Dembélé. Dembélé verso il centro. Qui può partire il contropiede. Pavard. Pallone interessante in verticale. Messi tenta l'affondo sulla destra. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Vede lo scatto e cerca la profondità. La gioca in profondità. Messi. Può andare alla conclusione. Prova la fa buona guardia Maignan. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Decide di sfruttare la fascia. Viene servito bene. È solo. Palla al centro. Salta e colpisce di testa. Il pallone è dentro. Sì, la dobbiamo sottolineare l'importanza di questo gol, dato il minuto in cui è arrivato. Una vera doccia fredda per gli avversari. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Si ricomincia dall'1-0. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Prova a darla profonda nello spazio. Qui cercherà il tiro. E c'è la rete. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. Aggressività e verticalizzazione.
Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Messi! E c'è il gol del Milan! E adesso possono tornare a controllare il match. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Conducono con una rete in più degli avversari. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Messi si spinge in avanti sulla destra. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ha spazio sulla fascia. Sceglie di andare per vie verticali. La butta in mezzo e colpisce il palo. Non è finita. Un'altra conclusione. La mette in rete. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Occhio al tiro. Che cosa ha fatto? Un vero gioiello. Difficile fare meglio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Finisce così, non c'è più tempo. Fa sempre male perdere. Fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio, quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione? Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Partita già in corso di svolgimento. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Io mi aspetto tanto da Thiago Silva. È un giocatore che mi piace tantissimo. Non vedo davvero alcuna debolezza nel suo modo di giocare. È molto veloce, forte fisicamente, bravo nell'uno contro uno. Fa interventi puliti e non commette quasi mai falli inutili. Sarà uno scoglio difficile da superare anche per i migliori attaccanti avversari. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca.
riceve la palla. Un intervento impeccabile. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Riceve in ottima posizione. Va alla ricerca di un compagno davanti. C'è Messi. Mbappé. Messi. Messi. Risposta fantastica di Dida. Parata da campione. Su una conclusione velenosa. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Libera al momento giusto. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mbappé! Prova a tirare! Cerca il tiro dalla media distanza. E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. Bell'intervento difensivo. Müller. Palla oltre la linea, gioco fermo. Poteva far meglio, rimessa con le mani imprecise, pallone perso. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. A sinistra con il passaggio. Klaus. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Possesso palla preciso, la fanno girare. Mbappé, palla filtrante per Messi. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Prova il cross. Libera tempestivamente. C'è Messi. Ottima discesa sulla destra. Grande slalom. Se ne va. Gran prova di forza, palla recuperata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Messi! E c'è il gol del Milan! Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Si ricomincia dall'1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. Spazza via. Occhio, un altro cross. Vlahovic. Il Milan al calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. C'è Messi. La gioca a sinistra. Lizarazu. Lizarazu, forse un po' in affanno, si è fatto avanti sulla fascia dalla difesa. Supera il diretto avversario. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Saka. Papu Gomez. Mbappé. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Messi. Mbappé. Ecco Lampard. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Passaggio sulla destra. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Qui può partire il contropiede.
Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Saka vede lo scatto e cerca la profondità. Ha provato a metterla al centro, ma con scarsi risultati. Ci sarà un minuto. Molina. Müller. Lampard. Riceve il passaggio. Intercetta il pallone, fermo nazionale. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare. Il secondo tempo è cominciato. La Roma ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Guardiol non ci casca e gli porta via il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Mbappé decide di giocarla in profondità. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Mbappé. Pallone interessante, in verticale. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. La gioca all'indietro. Chance. Non si passa! Grande parata dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. La difesa si fa trovare pronta. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Dice Vlahovic! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Fantastico passaggio, il compagno l'aveva messo davanti al portiere, ma ha sbagliato la parte più facile. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Può colpire e c'è la rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. E si riparte da un netto 2-0. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Occasione d'oro. Lille. Prova a metterci il piede. L'affluenza di quest'oggi. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Mbappé la gioca sulla destra. Müller ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Prova a darla profonda, nello spazio. Errore qui, pallone sprecato. Prova a verticalizzare. Mbappé. Messi. Saiss. Trova il compagno in buona posizione. Tempismo perfetto, bell'intervento. Spazza il più lontano possibile. C'è Messi. Mbappé. Due le squadre hanno optato per il cambio. Müller viene sostituito con il... La mette in avanti. Klaus sceglie di andare per vie verticali. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. La butta via, non trova altre opzioni. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Mbappé. La Roma recupera la palla e si prepara a reimpostare. Tocco preciso. Prova il cross in aria. La allontana deciso.
Roberto Firmino la mette sulla sinistra, si spinge in avanti e passa, palla dentro di Saka. C'è l'opportunità per il contropiede. Mbappé allunga il piede verso il pallone. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Scodella in avanti. Ci prova con un pallone profondo. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Che rovaccio! Roberto Firmino! E potevano portarsi sul 3-0. Comunque ce l'ha messa tutta. Sapeva che il gol avrebbe tagliato definitivamente le gambe agli avversari. Prova a giocarla in profondità. Prova con la palla filtrante. Mbappé! Rimessa in gioco dunque. Occhio al tiro! Portiere battuto! Rete! Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Errore qui, pallone sprecato. Rafael Leão. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Supera il diretto avversario. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. È stata una partita molto piacevole da vedere, con molti episodi. E qua ovviamente però i tifosi si devono concentrare sul risultato, che purtroppo per loro è negativo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto